Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi faremo un unboxing. Ho acquistato questi pacchi alle mie spalle grazie ai Prime Days, quindi li ho acquistati a un prezzo scontato. Sono oggetti che utilizzerò quest'estate per il mio prossimo viaggio. Quindi, se tu vuoi scoprire di che viaggio si tratta, mi raccomando, iscriviti al canale. E noi continuiamo con questo unboxing. Allora, ora ci trasferiamo sopra alla scrivania, dove inizieremo ad aprire i pacchi e vedere cosa c'è dentro. Quindi ora andiamo sulla scrivania. Quindi a questo punto questi pacchi spostiamoli e iniziamo aprendo questo. Allora, è stata davvero dura inizialmente riuscire ad ammucchiare tutti i pacchi e non aprirli, perché la tentazione di scoprire quello che c'è dentro, anche se l'hai acquistato tu, è sempre troppo forte. Ma comunque, ora cominciamo e apriamo il primo pacco. All'interno troviamo questo. Bellissimo. Bellissimo, la descrizione dell'azienda, e all'interno troviamo lui, un portafoglio molto minimal che porta 6 carte più i contanti. Questo portafoglio l'ho acquistato perché il mio vecchio si stava distruggendo e quindi avevo bisogno di cambiarlo. Comunque guardate, profumo è fatto di pelle, è il mio primo portafoglio in pelle e ha il sistema anti clonaggio delle carte, molto comodo soprattutto per quando si viaggia, per evitare furti accidentali delle vostre carte. Ma quindi questo mettiamolo da parte. E procediamo col secondo pacco. Questo. Al suo interno ho acquistato una micro SD per la macchina, SD per la macchina fotografica, per averne una seconda di scorta per poter registrare più video durante questa vacanza che andrò a fare e che scoprirete se vi iscrivete al canale. Una chiavetta da 128 GB, che utilizzerò come storage durante i miei viaggi, come backup per i miei video. Dovrei inserirci tutti i video che farò tramite telefono e tramite fotocamera. E poi, non ultimo, ho acquistato un case per le micro SD e per le SD, dove all'interno ci inserirò anche le SIM se saranno necessarie. Innanzitutto partiamo ad aprire questo bellissimo, rigido, molto sottile, come potete vedere era larghezza di un dito all'incirca, e al suo interno contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 SD e 24 micro SD, ed è fatto così al suo interno. È anti-acqua grazie a questo OR che è stato messo intorno, così il girato è sempre al sicuro in qualsiasi condizione climatica.
spostiamo anche questi. Ora apriamo l'ultimo pacco, che è il pacco più importante per quello che sarà questo viaggio, perché mi sono lanciato una sfida e devo cercare di riuscire a viaggiare per 15 giorni solamente utilizzando lui. Ma ve ne parlerò dopo. Intanto apriamo il pacco. È questo, il pacco più grande. Al suo interno troviamo lui. Uno zaino della Cabin Max, molto minimal. Le dimensioni di questo zaino sono 40x20x25. Questo zaino è certificato per tutte le compagnie aeree e quindi non si avranno problemi per portarlo con sé come bagaglio a costo zero. Questo è lo zaino. Ora vi mostro un breve video più in dettaglio di lui. Questo zaino conterrà tutto il mio necessario per viaggiare per 15 giorni, quindi questa sarà la mia prossima sfida e sarà uno dei prossimi video che usciranno qui sul canale. Quindi se non te la vuoi perdere, ricordati di iscriverti al canale. Questo zaino è suddiviso nella prima tasca davanti, dove ha una rete, una, due reti e un porta tablet barra computer piccolino, di piccole dimensioni, una piccola tasca dove poter portare accessori o comunque cose utili, una prima tasca qui sul fronte dove poter portare il passaporto o vari documenti, e poi la cosa più bella del fatto è che è comoda di questo zaino è che la sua apertura somiglia molto a una valigia, quindi si apre completamente per poter mettere tutto il suo interno in modo comodo da poter prendere. Quindi questo lo utilizzerò durante il mio viaggio e durante il viaggio vi darò le mie impressioni di come mi sto trovando con questo zaino. È comodo anche per il fatto che c'ha lo schienale imbottito e gli spallaggi da poter utilizzare anche come viaggio, come zaino da trasporto durante le proprie escursioni nel posto dove andremo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e scrivetemi qui sotto cosa ne pensate di questo video. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!